Non tutti possono accedere ovviamente a quel tipo di pallacanestro. Allora non si può fare? Allora gli altri cosa fanno? Possono far solo gli spettatori? Benvenuti nella settima puntata di Umano, un podcast che parla di persone che hanno realizzato, inventato il lavoro dei propri sogni, oppure accanto ad un lavoro apparentemente normale hanno inventato qualcosa di particolare. Vi dico fin da subito, cosa che non ho detto mai, cambiamo un attimo l'intro di queste puntate, che questa puntata potete seguirla su YouTube oppure ascoltarla su Spotify e se avete voglia e vi va potete appunto anche iscrivervi al canale YouTube oppure seguirci, c'è un tasto follow anche su Spotify, l'ho scoperto da poco. Mentre invece l'ospite che ho scoperto invece da tantissimo tempo, nel senso che conosco da un sacco di tempo, è l'ospite di stasera, Alessandro Xausa. Ciao Ale, come stai? No, Tutto bene, grazie Marco, grazie per l'invito. è stato un piacere, tra l'altro, invitarti, anche perché fai una cosa fantastica, che però lascio spiegare assolutamente a te, perché io ho visto, ma ho delle difficoltà nello spiegare e Ok. quindi soprattutto non vorrei sbagliare. Perfetto. Quindi lascio spiegare a te Il basking. esatto, il basking, che non è il basket, ma è E una cosa. neanche il basking, come tanti pronunciano. Ok, non c'è non corona sulla testa dei c'è. Ok. giocatori, ma una disciplina sportiva inclusiva che nasce dal basket, quindi la confusione in realtà è lecita perché l'origine, okay, è quella, però non è solo quella, è molto di più. La in finale sta proprio per inclusione, quindi è un incontro di due dimensioni, una dimensione sportiva tradizionale, la pallacanestro, e una dimensione inclusiva che ha come tematica qualcosa che va al di là di quella che può essere la nostra società o di quella che può essere un'idea di mondo che permetta a tutti di essere protagonisti nello sport. Perché lo sport, per come lo conosciamo, anche da un punto di vista, potremmo dire quasi di pancia, è uno sport che vede nella performance e nel fare nel miglior modo possibile, con una quantità di talento o di prestanza fisica decisamente elevata, ecco, un'attività sportiva che preveda un po' questa cosa qua. Quindi vedo il calcio, vedo nel basket, anche professionistico, insomma, qualcosa che attrae tanto la gente. Però non tutti possono accedere ovviamente a quel tipo di pallacanestro. Allora non si può fare? Allora gli altri cosa fanno? Possono far solo gli spettatori? Allora l'idea era, che non è certamente mia, ma anzi è un'idea che parte da Cremona, quindi comunque il basket è un prodotto italiano, siamo negli inizi degli anni 2000. Quindi è uno sport relativamente giovane, c'ha 20 anni di storia, poca roba. Esatto. Nasce da un bisogno sostanzialmente, il bisogno di un papà, ingegnere, che ha una figlia con disabilità. Di far fare a questa ragazza un'attività sportiva alla pari con gli altri. Quindi anche qui rispetto alla premessa degli sport per come possiamo raccontarli nel bar, il calcio, la Serie A, eccetera, c'è lo sport dei professionisti, però esiste anche lo sport dei disabili. Il basket cerca di accogliere entrambe le dimensioni, ok? Non solo uno sport per disabili, non solo uno sport per i più bravi, uno sport per tutti. Ma come mai proprio il basket? Nel senso, questo sì, magari dato che ci stai raccontando la storia, è partito proprio dalla pallacanestro e non, che ne so, dal calcio. Poteva partire un altro sport famosissimo in Italia, quindi. L'alleanza che si è creata anche in fase di ricerca dello sport ideale, come dicevo, di Bodini e Cappellini, che è un insegnante di educazione fisica, sempre in una scuola di Cremona, è stata proprio quella di individuare lo sport ideale che potesse accogliere questi bisogni, questa inclusione. Non era facile, trovare negli sport della tradizione un modello base dal quale partire. Probabilmente loro avranno nelle loro cantine, immagino, Certo, avranno fatto delle delle bozze, ricerche, delle chiaro. ricerche, delle cose. E alla fin fine, hanno trovato nella pallacanestro uno sport che poteva accogliere questi aspetti. La cosa interessante degli sport inclusivi è che tu parti da un'idea di sport già preesistente e ne vai a fare una modificazione, un adattamento, appunto. Quindi sono stati adattati gli spazi, ecco che arriviamo alle aree laterali che ci sono solo nel basket e non ci sono nel basket.
e creando delle aree laterali vai a cambiare anche da un punto di vista tattico completamente il gioco. Se il basket ha questo movimento avanti e indietro sui due canestri, essendoci un'area da attaccare e un'area da difendere, aggiungendo delle aree laterali vai a mettere due fronti d'attacco, due fronti di difesa. Quindi cambia completamente proprio anche il modo in cui i corpi dei giocatori, certo, interagiscono tra di loro. Però dici, ok, questo ce l'abbiamo, però non sono corpi uguali. Quello in carrozzina cosa fa? Viene stoppato brutalmente dal giocatore di pallacanestro? No, c'è un livello di abilità che viene riconosciuto, che viene attribuito. Ecco, io volevo, ti fermo un secondo, perché giustamente siamo finiti subito a parlare nel tecnico, ed è giusto che sia così. No, mi piacerebbe con te fare un passo indietro, in realtà, perché... io mi è capitato di vedere qualche partita di Baskin, ma ho scelto di chiamare proprio te, al di là del fatto che ci conosciamo da tanto tempo, ma perché tu hai un percorso dietro da giocatore. Tu sei ancora di fatto un giocatore di pallacanestro, giusto? Esatto. E da quanto tempo giochi a pallacanestro? Basket da sempre, è una passione nata dalle elementari probabilmente, quindi ho fatto il mio percorso di mini basket, giovanili. Poi quando finisci le giovanili sei senior e continui a essere e non smetti più di essere finché non appendi le scarpe al chiodo. Gioco ad Azzano, azzanese, basket stezzano, e l'esperienza da giocatore mi ha permesso sicuramente di avere anche nelle vesti poi di allenatore un certo taglio sul gioco, perché chiaramente un rispetto al basket intendo, quindi conoscere la pallacanestro sicuramente facilita. Certo. Non è necessariamente così, ci sono sicuramente allenatori che si sono cimentati nei panni dell'allenatore, ma non hanno esperienza nel basket, ma giocare a pallacanestro aiuta, anche perché i ruoli 5 del basket, un altro aspetto tecnico di cui magari accenneremo dopo, sono quelli che hanno sostanzialmente le caratteristiche del giocatore di pallacanestro, okay, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista tecnico. E a un certo punto, quando si incontrano i due mondi, nel senso, quando tu da giocatore conosci il Baskin e decidi o ti ritrovi a fare l'allenatore? È un incontro abbastanza, direi, casuale, cioè il mio incontro è stato casuale. Anch'io, come tanti, la prima volta che ho sentito Baskin ho pensato a una storpiatura del basket. Ho sbagliato. Io ho fatto un percorso di struttura mini basket con la FIP, con la Federazione Italiana Pallacanestro, e ho allenato per alcuni anni delle squadre a Bergamo. Poi ho ricevuto questa chiamata negli anni in cui ero giocatore a Dalmine, giocavo in Serie D a Dalmine, e mi proponevano in questa telefonata, in un giro di contatti, voci, guarda che Alessandro potrebbe essere la persona che cerchi, appunto di allenare il Baskin a Bergamo. Quindi l'incontro è casuale. La curiosità poi era quella di, una volta capito che non c'era una storpiatura, ma era veramente una disciplina da scoprire, da conoscere, mi sono interessato, ho avviato una collaborazione con l'Eccelsior Multisportiva di Bergamo, con la figura in particolare di Carlo Cesani, che era il presidente e continua ad essere tutt'oggi, e da lì è nata una storia d'amore che non si è mai più interrotta, con tanti momenti anche di sperimentazione, okay, non avendo riferimenti nel mondo del basket, quindi molto una componente autodidatta, le mie conoscenze come istruttore di mini basket adattate a quello che poteva essere l'esperienza del basket, la mia esperienza come giocatore di pallacanestro, ecco che torna, quindi l'atleta minors che gioca a basket nelle palestre della Bergamasca, metti nel calderone questi elementi e viene fuori appunto l'esperienza che da circa 7 anni porto avanti, che è maturata, che è evoluta e ci sta dando tante tante soddisfazioni come società e come, non dico più squadra, perché abbiamo due squadre da ok, quindi da come proprio società. Come società, come realtà che accoglie e ha accolto negli anni sempre più atleti. Siamo circa 60 ragazzi e ragazze normodotati con disabilità che fanno parte dei due gruppi e partecipano a un campionato e quindi fanno proprio un'esperienza sportiva, motoria, piena, non, come dicevo all'inizio, solo per alcuni o solo per i più bravi. Ok, quindi la parte competitiva, diciamo, di cui parlavi prima,
non viene un po' meno, ma o meglio, anzi, viene, è, si fa per tutti. Decisamente, anzi, la componente competitiva è sana e va rispettata nel basket in tutti i ruoli. C'è un aspetto che ci tengo a dire quando racconto anche il basket, che i ruoli 5, quindi i giocatori di pallacanestro, quelli che hanno un livello di abilità più alto, il più alto per quella che è l'attribuzione ad oggi del basket. Cioè, cosa sono i ruoli 5? Così almeno i ruoli 5 sono... Io sono totalmente estraneo da questo benissimo mondo, quindi sono... Allora, come ti dicevo prima, per rendere uno sport inclusivo devi poter partire non da un'idea di prestazione di un certo tipo della serie. Definisci una soglia, se superi quella soglia o sei a quel livello puoi starci dentro, oppure se non ce la fai, niente, sei giù. Non è così, è proprio un cambio di approccio. Il tuo livello di abilità, che tutti abbiamo, a prescindere da esperienze più o meno profonde nell'ambito della pallacanestro o altri sport, ti permette di avere già di base un'attribuzione di, appunto, abilità e quindi di ruolo. Ok. Il ruolo però non è calato dall'alto casualmente, ma si fanno dei test motori con delle osservazioni in partita che permettono poi di fare questa attribuzione di ruolo. I ruoli vanno dall'1 al 5. Poi intendiamoci, è già possibile anticipare una, diciamo, una lettura del livello di abilità, perché l'1 è il giocatore con disabilità grave, che quindi sta in carrozzina e sta in quelle aree laterali accennate prima nelle, okay, modificazioni degli spazi. Poi c'è tutta una progressione di livello di abilità, passando da vari step, appunto, osservativi e a vari criteri anche nella fase dei test motori, perché ci sono dei punteggi che vengono assegnati in base all'esecuzione di questo test, e comunque anche per i più curiosi basta cercare e si trovano anche oggi in internet, e fino al 5, che dicevo è il giocatore o la giocatrice di pallacanestro, dove c'è una componente fisica, atletica e tecnica tale da essere completamente in controllo del proprio corpo e generalmente non paleggiarsi sul piede ogni, certo, ogni due passi. Ma quindi, tra l'altro, un aspetto non banale e soprattutto non secondario, immagino, è quello che si gioca maschi e femmine insieme. Assolutamente, oltre a, sì, atleti o atleti con disabilità o meno. Assolutamente. Quindi è, sì, inclusivo a 360 gradi. Completamente, sì. Okay. La disciplina è stata pensata e poi concretamente realizzata e modificata nel tempo proprio per rendere accessibile a tutti la partecipazione, uomini, donne, non dotati, persone con disabilità, e anche la componente anagrafica è molto interessante. Ah, okay. Perché a livello di partecipazione anche al campionato è dai 14 anni in su, un po' come, sorrido sempre perché mi vengono in mente un po' come i puzzle quando c'è scritto, certo, dai, più 99, perché tecnicamente anche se avessi un anziano in squadra che per un discorso di fragilità e di sicurezza non può fare un ruolo di movimento, che rispetto ai numeri detti prima sono i 3, i 4 e i 5, potrebbe tranquillamente fare un ruolo nelle aree protette, che sono i 1 e i 2. Certo. Quindi anche lì bisognerebbe fare il test, osservarlo e metterlo in una condizione per... Però ecco, è il concetto di condizione che viene in qualche modo già data a partire dal tuo livello di abilità. Tu sei quel giocatore lì che ha delle capacità, ok? E in base alle tue capacità di partenza hai un'assegnazione di un ruolo. Da lì trovi la tua dimensione all'interno della squadra e anche quello che poi è il coinvolgimento di tutti i compagni in squadra. Certo. All'inizio dicevamo che il 5 non può stoppare i ragazzi in carrozzina. Infatti, questa cosa qua, io ho visto le aree, giusto, tra l'altro possiamo mettere, magari se seguite questa puntata su YouTube, vi mettiamo uno schema delle aree, sono praticamente due aree in più sui lati lunghi, giusto? Esatto. Quindi sul lato lungo, al posto di avere le due aree solo sui lati corti, ne abbiamo due in più sui due lati è lunghi. È proprio sul prolungamento della linea di metà campo. Ok. Quindi sul prolungamento abbiamo questa area, ok, con 3 metri praticamente di diametro, e tracci questo semicerchio da una parte e dall'altra. E come interagiscono i vari giocatori a livello, cioè a seconda dei loro ruoli? Allora, da un punto di vista prettamente difensivo c'è una regola semplice che all'inizio chi ha le prime armi tende a sbagliare facilmente, è quella del il giocatore con il ruolo più alto non può marcare il giocatore col ruolo più basso, ma solo un pari ruolo, quindi okay, un 5 può marcare un solo altro un 5 e basta, il che rispetta
la richiesta in termini di abilità, di avere due giocatori con il livello di abilità più alto possibile che tra di loro si sfidano, che tra di loro si marcano. Però è molto interessante anche da un punto di vista tattico, qui viene fuori la mia vena da coach, certo. È quella di fare il contrario, che si può fare. Un 4 può marcare un 5, un 3 può marcare un 4. Ora, per avere un'idea schematica, anche veloce dei ruoli, un 3 è un giocatore che ha delle buone prassie, però una corsa magari non molto fluida, che il controllo palla non è continuo come è previsto nella pallacanestro, quindi si possono commettere delle infrazioni, seppur gestite in un modo tale che ogni quattro passi ci siano dei palleggi, okay. Se no diventa una maratona. Non deve sempre palleggiare per forza. Non deve, ma perché non riesce, okay. Da un punto di vista di coordinazione, di controllo motorio. Un giocatore che rappresenta bene questo ruolo può essere l'atleta con sindrome di Down, e noi ne abbiamo diversi in squadra. Il ruolo 4 invece, anche lì, manca la componente tecnica che ha il 5, ma non necessariamente dal punto di vista atletico, dal punto di vista motorio. Quindi magari una persona che arriva dal mondo della pallavolo, che ha anche come tocco della palla rispetto al basket, alla pallacanestro, è diverso, però dal punto di vista fisico, atletico, non ci si può dire nulla, ok? Quindi manca quella componente tecnica per fare il passaggio al 5, passaggio che non è escluso possa avvenire con l'allenamento, è successo. Anche quello volevo chiederti, cioè il passaggio di ruolo, è giusto, sì, definirlo i ruoli, è possibile? Assolutamente sì, e sono delle bellissime storie quelle che si verificano quando c'è il passaggio di ruolo. Diciamo che passaggio di ruolo, per come lo intendiamo, è una progressione non necessaria, non obbligatoria, ma che fa parte della storia di un atleta e di anche fattori biopsicosociali che possono concorrere senza un controllo specifico. Faccio un esempio: abbiamo un ragazzo che era nella fase adolescenziale, che sono esattamente quegli anni dove butti su 10, 12, certo, 15 centimetri da un anno all'altro. L'abbiamo lasciato, che era un ragazzino, è tornato gigante. Già questo, comunque, abitare un corpo diverso, un corpo cambio, in questo caso con una stazza diversa, gli ha permesso di scoprire, da un punto di vista di abilità, qualcosa che prima non possedeva. Che non vuol dire essere più grande, necessariamente più forte, anzi. Però con l'allenamento e lavorando su certi aspetti e poi rifacendo i test che citavo all'inizio, certo, è emerso il passaggio di ruolo. Proprio lo dicevano queste tabelle che, ripeto, sono individuabili nell'internet. sì, è possibile. Com'è possibile da 4 a 5? Ma invece il tuo, parlavamo prima delle telecamere spente, tu fai un lavoro che in realtà tutto sommato, ma è un mio giudizio personale, non è così lontano dal mondo o dalla figura dell'allenatore, perché mi dicevi prima essere, tu sei un educatore. Sì. E questa cosa ti aiuta nel tuo lavoro di allenatore o anche semplicemente nel comprendere meglio, banalmente adesso che parlavamo di passaggi di ruolo, accorgersi che qualcuno è migliorato, che ha cambiato le sue abilità, che ha cambiato magari il suo modo di pensare, di ragionare una partita, ti aiuta tanto? Allora, l'educatore vuol dire, per come la intendo io, avere una certa idea di mondo e avere un certo sguardo sulle persone. L'approccio pedagogico fa sì che la lettura della persona sia il più profonda possibile e vada ben oltre quella che può essere una disabilità, anche perché io, a me piace molto, quando parlo con i ragazzi e le ragazze della squadra, curare le parole che scelgo e al tempo stesso analizzarle. Persona con disabilità sottintende che quella persona abbia una disabilità, ma non è la sua disabilità. Certo. E questo aspetto, anche a chi non ha a che fare o per lavoro o nella vita quotidiana con la disabilità, è un aspetto che crea grande disagio, perché il disabile, e lo dico provocatoriamente, è quel tipo di persona che non sai come approcciare, ne cogli una differenza, spesso è una differenza visibile, palpabile, come può essere proprio la persona in carrozzina, come citavo, certo, prima,
Ma c'è molto di più. L'idea è che con col percorso di, insomma, di educatore tu possa interfacciarti con queste persone e provare ad andare oltre questa disabilità e provare a scoprire cosa c'è dentro, che portatori di storie sono questi ragazzi. E c'è un episodio bellissimo che tra l'altro si è verificato qualche giorno fa in palestra con Valeria, che è una nostra atleta pivot, dalla difficile attribuzione di ruolo. Che cosa vuol dire pivot? Scusami. Pivot è il termine che viene utilizzato per indicare i giocatori di ruolo 1 e 2, che sono quelli che stanno nelle aree laterali. Okay. Diciamo che la differenziazione è pivot 1-2, ruoli di movimento 3-4-5. Okay. Quindi il nostro ragazzo con la sindrome di Down, ruolo 3, che passa la palla a Marco, che non ha esperienza nel campo della pallacanestro, ma si inizia a muoversi, a giocare, si rende conto di avere delle capacità che gli permettono di essere da ruolo un 4, che passa la palla ad Alessandro, che oltre a fare 2-3 dietro schiena, tira la palla nel canestro come un giocatore di pallacanestro, che è un 5. Ok. Ruoli, movimenti. Tutti questi giocatori interagiscono tra di loro. Valeria è una ragazza che faceva fatica da un punto di vista proprio di automotivazione, a lanciare con forza la palla. La forza, non solo intesa come capacità condizionale, ok, facendo certo, proprio un discorso, era proprio da intendersi nel afferrare questo pallone e dire adesso sta palla va dentro il canestro. Mancava proprio, non glielo leggevi in faccia, quasi l'interesse a questo. Allora noi ci domandavamo, ma abbiamo sbagliato qualcosa? Si sente obbligata? Prendendoci un momento di chiacchiere, di condivisione, di storie, come dicevo, raccontate, è venuta fuori la storia di Valeria, di una sofferenza di cui lei è portatrice, per una condizione sua, della sua famiglia, eccetera. Sentirsi capita in quel momento, sentirsi ascoltata, senza stravolgere niente di quello che è il suo mondo, senza risolvere i suoi problemi, ma in un certo senso attraversando questo dolore, non da sola, ma con il suo allenatore, nella fattispecie ero lì, io in quel momento lì, è come se le avesse in quel momento lì donato una forza, un'energia che prima non avevamo mai visto in Valeria. Allora l'immagine era che lei potesse con la palla non solo lanciare la palla nel canestro, ma lanciare una parte di questa sofferenza che si sganciasse da lei. E io ho detto, questa palla che lancia, come se fosse un urlo, anche se poi non lo fai concretamente. Questa cosa ha permesso di lavorare in spazi diversi. Adesso lei tira da molto più lontano rispetto a prima. E ad altri, e ha trovato una sorta di autodeterminazione in quello che fa, che solo un'esperienza come quella vissuta, certo, in palestra, e mi verrebbe da dire che solo il Baskin può, essendo super partes, può donare. L'educatore sì che mi aiuta a essere il miglior allenatore possibile per come me lo pongo io, certo, come obiettivo, assolutamente. Non solo da un punto di vista prestativo, i più bravi a segnare, ma i più bravi a essere squadra. Uno sport di squadra, e per essere squadra bisogna scoprirsi, capirsi, farsi portatori un po' delle fatiche reciproche. Vuol dire allargare le spalle, vuol dire non solo il cuore, vuol dire avere sempre l'occasione di condividere il momento della tua quotidianità. Noi creiamo sempre dei momenti proprio di condivisione che non c'entrano niente col basket inteso come palla lanciata, giocata. Certo, cioè se ti riesco a capire anche fuori dal campo, in partita saremo sicuramente più efficaci. Assolutamente, sì, cioè fare squadra non come modo di dire, ma essere squadra proprio come costruzione di rapporti autentici, fatti di condivisione. La condivisione vuol dire anche sedersi in mezzo al campo in un momento specifico dell'allenamento e curare quella relazione con Valeria. Ed è un'esperienza che personalmente mi aiuta anche a cogliere quanto bello c'è in uno sport come questo, e soprattutto all'interno delle fragilità, ecco, che è proprio un aspetto a me molto caro, che spesso spaventano, perché no, come dicevo, non sai come prenderle, ma vanno osservate, vanno colte, vanno anche aspettate a volte, perché non è facile a volte approcciarsi a persone che fanno anche nel loro carattere una componente difficile da sciogliere rispetto alla disabilità. Mi spiego, ci sono persone con disabilità
antipatiche, così come ci sono persone con disabilità simpatiche. La disabilità non ti rende piacevoli a tutti i costi. Certo. Anzi, la disabilità può andare anche a rinforzare alcuni aspetti del carattere che ti rendono ancora più antipatico. Come in quel momento lì è il fatto di rapportarsi a una persona. Una persona. Cioè, è una come tutti. Esatto, come tutti. Ed è importantissima questa cosa qua. Perché si va a creare a volte una forma di buonismo solo perché dai poverino, ma poverino è un bel niente. Io quando parlo con i miei ragazzi, dai pivot ai 5 per come ve li ho descritti prima, la comunicazione è lineare, è pulita, cristallina, senza troppi filtri, se non quello della semplicità comunicativa. Quello necessario, posso, chiaro, certo, okay, mettermi a fare i simposi con i miei pivot. Ma se ti parlo e ti chiedo una cosa, convinto che tu ce la possa fare, lo chiedo al pivot, come lo chiedo al 5, non lo fai perché leggo una componente di, che ne so, pigrizia per quel giorno lì, svogliatezza o disattenzione, che è una componente importante in un gioco come questo. Te lo faccio notare, te lo dico, è il mio ruolo. Certo, assolutamente. Senza troppi anche mezzi termini, diciamo che sono molto limpido in questo con i miei ragazzi, lo sanno. Anche perché sennò verrebbe meno il tuo ruolo da allenatore. Assolutamente. Tu sei lì per fare l'allenatore, poi che ci sia una componente educativa, e per fortuna c'è, e per fortuna hai un'attenzione in più, è fantastico, però è una cosa in più. Altra cosa che volevo chiederti per capire un po' meglio, la squadra dove tu alleni è il Baschi in Bergamo, giusto? Sì. E da quanti anni è che c'è questa squadra? Allora, Baschi in Bergamo è nata tra il 2015 e il 2016. Io sono arrivato proprio circa un annetto dopo la partenza del progetto, però se all'inizio era più una questione, passami in termini, burocratica, concretamente nel 2016-2017 ha cominciato poi a prendere forma la squadra e il progetto concretamente. Come ti dicevo, sono circa 7 anni adesso che faccio parte della squadra, e in 7 anni cambiato tutto. C'è una storia di... tra l'altro mi dicevi prima, c'è un campionato, quindi sì. Cioè, ci sono delle... tra squadre di basket, tra l'altro dicevo, cioè guardavo un po' di tempo fa, mi sono accorto che iniziano a nascere anche dei campetti all'esterno per il basket. Per esempio, so che ce n'è uno a Bagnatica, dove tra l'altro ci siamo incontrati per l'inaugurazione, ma non è il solo che ho visto. Penso, certo, che man mano è una disciplina che viene sempre più fuori anche all'aperto, diciamo, quindi sì, davvero anche lì ancora una volta accessibile a tutti, e in questo caso anche in qualsiasi momento. Sì, allora sul campionato è così perché c'è da qualche anno EISI, l'ente italiano sport inclusivi, che coordina a livello nazionale e poi dislocato via via a livello regionale, e la divisione è in sezioni territoriali, le squadre che partecipano a un campionato e quindi si sfidano regolarmente durante l'anno. Noi facciamo parte della sezione territoriale Lombardia Est, sud è quella di Cremona e nord è quella del Milanese, per intenderci. È chiaro che in Lombardia c'è una densità anche di squadre notevole, essendo nata, come dicevo, certo, a Cremona e poi sviluppata nei dintorni, ma non solo in Lombardia, anzi si gioca a basket in tutta Italia, ci sono più di 170 associazioni e man mano passa il tempo, man mano crescono, e non solo in Italia, perché EISI questi anni sta lavorando anche per portare il basket all'estero, si gioca molto in Francia, per esempio c'è stata la Europe Cup che hanno fatto in Veneto, che è un'altra regione che ha accolto con enorme positività il basket, e infatti noi a novembre partiremo con il campionato. In più c'è la possibilità ogni 2 anni di non solo partecipare al campionato della propria sezione territoriale, ma se si vince la propria fase, diciamo, appunto di sezione territoriale, c'è una fase interregionale, chi vince anche quella poi c'è, certo, vai avanti, di passare alle finali così nazionali, come sono tutti i campionati, cioè se va quindi avanti, sì, sì, questo ogni 2 anni, ed è poi le finali vengono anche documentate, filmate, quindi sempre per i curiosi, certo, che dicono ma dove lo posso vedere, se digiti YouTube le ultime che sono state giocate a Isola Vicentina, e noi abbiamo avuto il piacere di esserci con le migliori 8 formazioni d'Italia, insomma è un'esperienza che per i ragazzi poi quel qualcosa che ti rimane dentro, certo, per sempre. Mentre per quanto riguarda il basket outdoor,
c'è questo bellissimo progetto di Streetball Art Project, che è un progetto appunto che parte da Bergamo. E poi non è nuovo questo podcast, tra l'altro. Non è nuovo, quindi contentissimo di riagganciarmi a loro e a tutti gli artisti, Baro, che certo. È stato il primo ospite di questo podcast, lo ricordiamo. Grandissimo, fantastico. Veramente fantastico che hanno appunto, come dicevi te, non dico niente sul progetto perché è già stato detto, ma hanno colorato, ma molto più che colorato, hanno dato una nuova vita, una nuova anche una nuova forma di utilizzo ai campetti, disegnando anche le aree laterali, quindi è più che un restyling, è proprio un riconcepire gli spazi, c'è anche una nuova funzione. In alcuni campetti hanno addirittura installato non solo, cioè non solo l'idea di tracciare l'area laterale, le aree laterali, ma proprio dei canestri. I due canestri aggiuntivi. I due canestri laterali che hanno un'altezza inferiore, sono uno sopra l'altro, peraltro, 2,40 metri circa e sotto un metro sotto l'altro, che sono i canestri per i nostri pivot, che dicevo prima, uno e due. E, per esempio, in Friuli è stato fatto da poco un'installazione di questo tipo, insomma. E anche e mi piace molto che vengano fatte queste installazioni all'aperto nei parchi pubblici, perché anche mi verrebbe da dire una prova di responsabilità. Assolutamente. Corale, sì, pubblica, sì. Della gente, perché è un attimo arrivare, vedi il canestro più basso, ti parte il LeBron James che ti appendi e non è lì per quello. Certo. Però. Cerchiamo anche di capire questo, però vabbè, al di là della gogliardata, bello poter accedere a un parco e trovare un campo che ha dei canestri che possono essere impiegati in un'attività sportiva anche per chi ha disabilità gravi. Assolutamente. Io, Alessandro, ti ringrazio tantissimo per essere stato qui, è stata una puntata fantastica. E davvero, ed è fantastico perché prima di tutto ci siamo rivisti dopo 1000 anni che non ci rivedevamo, ma soprattutto ho scoperto, ed è stato davvero un piacere scoprire questa tua passione che davvero è straripante. Spero che, e di sicuro si sarà visto anche da chi ci sta guardando o da chi ci sta ascoltando. Io vi ricordo invece che questa puntata appunto la potete sia vedere su YouTube che ascoltare su Spotify o su Apple Podcast. E niente, Ale, ti ringrazio ancora tantissimo. Grazie a te, di cuore. Con chi ci sta ascoltando, guardando, ci vediamo, sentiamo nella prossima puntata di Umano. Grazie mille, è stato un super piacere. Grazie mille.